Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Siamo all'1:28 del mattino di venerdì 16 agosto. Sono stato fuori tutta la serata di Ferragosto, visto che la Vero non chiudeva. Siamo usciti un po', siamo andati su Navigli e ne ho approfittato per andare in fumetteria per prendere un po' di fumetti che avevo in casella. Per cui direi di cominciare subito. Primo fra tutti, Smoking Parade numero 6. Onestamente non ricordo benissimo quello che era successo nel numero 5. Come serie mi sta piacendo molto, infatti mi sta venendo voglia di recuperare l'altra serie degli autori, anche se è incompleta, che è Deadman Wonderland. E nulla, purtroppo da quel capitolo è completa e non so se continuerà mai, per cui boh. Comunque, questa serie mi sta piacendo, devo solo fare un piccolo recap di quello che è successo nel quinto numero perché non lo leggo da veramente tanto tempo. Poi Dragon Ball Super numero 8, in questo numero ha inizio quello che è il torneo tra i vari universi, più un capitolo speciale con protagonisti Goten e Trunks nell'isola di C-17 che proteggono gli animali. Poi, sempre parlando di Dragon Ball, abbiamo Dragon Ball Full Color Edition, la saga di Freezer, o la saga di Namek come preferite chiamarla, numero 4. Stiamo arrivando alla conclusione di questa saga. L'ho sfogliato e nel prossimo numero, se non ricordo male, dovrebbe esserci già la trasformazione di Goku in Super Saiyan. E nulla, ho iniziato a leggere adesso la Dragon Ball Full Color Edition, che siamo arrivati a un buon punto nella saga di Dragon Ball, e come edizione mi sta piacendo, mi piacerebbe magari quando sarà conclusa questa edizione farci un video, magari fatemi sapere un po' nei commenti se vorreste vedere un mio video parere sulla edizione di Dragon Ball Full Color Edition. Poi abbiamo qui Yona, la principessa scarlatta numero 8, questa è la serie che sta seguendo la Vero. Mi ha consigliato di iniziarla, magari quando sarà conclusa la proverò. Poi abbiamo One Piece numero 91, in questo numero si può dire che ha un vero e proprio inizio la saga di Wano. La cover è veramente bella e sono veramente curioso di vedere cosa succederà in questo 91esimo numero. Io onestamente sto seguendo, prendendo i numeri della prima serie, più che altro perché sono in pari con la lettura e voglio vedere come prosegue One Piece, anche se ho i primi 10 della New Edition e se devo fare quella, una collezione di One Piece vorrei fare la New Edition perché comunque come edizione mi piace di più, solo che prima o poi la recupererò. Essendo che One Piece è pubblicato da Star Comics, difficilmente esauriranno i numeri da non trovarli più, per cui non ho fretta. Abbiamo poi una doppia scorpacciata delle serie che stiamo seguendo sia io che la Vero, che è Ghost In numero 10 e numero 11. E questa onestamente è una delle serie che non vedo l'ora di leggere proprio perché è divertente e mi riesce a intrattenere. È quella classica serie che si può leggere per sbizzarrirsi e distrarsi in quel quarto d'ora, 20 minuti di lettura. Anche perché alla fine ogni numero ti porta via un 20 minuti. Per cui è una serie che consiglio. Ricorda molto Lovina. Io lo reputo un pochino l'erede spirituale di Lovina per certi versi. Anche perché alla fine c'è sempre il solito protagonista che fa innamorare tutte le ragazze che incontra. Un po' come in Lovina. Ah, a proposito, se non avete mai letto Lovina, recuperatelo perché merita parecchio. Abbiamo poi Jaganna numero 6. In questo numero dovremmo avere come tra i protagonisti il ragazzo, l'uomo guasto che avevamo conosciuto alla fine del quinto numero. Sono curioso di vedere cosa succederà, anche perché penso che alla fine non manchi tanto alla conclusione di questa serie, però magari mi sbaglierò. Comunque è una serie carina che anche questa riesce a intrattenerti e alla fine i disegni sono spettacolari. Uno dei motivi che mi ha fatto iniziare a giocare sono stati appunto i disegni. Abbiamo poi uno dei miei battle shonen preferiti che è The Seven Deadly Sins. Ho fatto innamorare anche la Vero di questa serie e finalmente ora posso leggere anche il 30° numero perché mi è arrivato il 29°. E dalla copertina vediamo che comunque Meliodas in piena modalità demoniaca e non lo so, io vedere come si concluderà questa storia anche perché boh, io sotto sotto voglio sperare in un happy ending, ma secondo me non si concluderà con un momento di pura gioia per tutti i personaggi. Secondo me sarà un finale abbastanza agrodolce per i protagonisti. Alcuni avranno
un happy ending, altri secondo me ci abbandoneranno. Però boh, non so. Concludo con i manga, con un altro shonen che sto adorando veramente tanto, che è Black Clover. Black Clover, ragazzi, è uno di quei pochi battle shonen moderni che mi riesce a intrattenere veramente tanto. E mi ha colpito fin dal primo numero. Serie che io straconsiglio. Quelli che hanno anche apprezzato Fairy Tail dovrebbero leggere Black Clover, perché comunque anche qui ci sono le magie, gilde. Molto bello, secondo me comunque non mancheranno molti numeri alla conclusione. Secondo me Black Clover, se si deve concludere, al massimo si concluderà al 25esimo numero. Non penso andrà oltre comunque i 30 numeri Black Clover, perché per dove siamo arrivati ora non penso manchi veramente tanto alla fine. E l'ultima cosa che ho acquistato oggi, anche perché avevo altre cose da ritirare, ma per non rendere il mio zaino troppo pesante, ho preso questo cartonato, Ragnoverso, questa serie, questo evento che volevo rileggere in italiano e magari farci un video in futuro. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare un mio video parere su appunto il Ragnoverso. E nulla, sono curioso di rileggerlo in italiano appunto per vedere un po' se l'avevo capito in maniera perfetta quando lo lessi in originale. E niente, le dico. Oramai ho deciso che Spider-Man lo recupererò anche in italiano sotto forma di cartonati, anche perché i cartonati alla fine a me sempre piaciuti i cartonati in italiano. Ho appena notato un piccolo problemino, ma meno male che non è su una tavola, ovvero questa piccola pagina bianca spiegazzata. Magari quando andrò alla prossima fiera del fumetto lo recupererò, che c'è, me lo farò sostituire se ci sarà ancora allo stand Panini. E niente, non vedo l'ora di rileggermelo. Perfetto ragazzi, questi sono stati gli acquisti che ho fatto oggi in fumetteria, gli acquisti di Ferragosto. Magari farò quest'unico video rapido che uscirà nella stessa settimana. Non lo so, forse questa settimana farò uscire due video, visto che sono riuscito a registrare oggi ben due video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi state leggendo queste serie, se sì, cosa ne pensate, o se magari avete qualche serie che volete consigliarmi di recuperare, fatelo. Io magari, se ne avrò l'occasione, le recupererò magari più avanti, o se usciranno anche in formato ebook, le recupererò col Kindle, perché sto riprendendo a leggere infatti col Kindle in questo periodo. Ho un po' di libri che dovrei leggere. Ora vi dico esattamente quello che dovrei leggere. Allora, ho da leggere American Gods. Prima o poi completerò la lettura di Elite. Ne ho parecchi di libri da leggere. Devo proseguire con Il Trono di Spade. Però per quello ho deciso di aspettare che si concluda tutta la saga. I libri, devo leggere i primi tre libri della Sedicesima Luna, Percy Grimm, no scusa, Percy Jackson, Divergent, Silver, e un po' di libri. Poi volevo vedere se trovo qualche bel fumetto in formato ebook, e niente, sto riprendendo anche a leggere tramite il Kindle. A me comunque, a me piace leggere in digitale, non lo nascondo. Ora, comunque, tanto che esporterò il video, e se riesco lo edito anche già subito, concludo la lettura di Star Wars Qui-Gon Jinn. Mancano due pagine, per cui non mi posso lamentare. Comunque, ragazzi, ricapitolando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate facendomi sapere cosa ne pensate degli acquisti che ho fatto, se anche voi seguite queste serie o se volete consigliarmene qualcuna. Fatemi anche sapere se vorreste qualche recensione, come ho già detto, o qualche video parere sulle edizioni di Dragon Ball Full Color Edition, o se comunque volete che vi parli di qualche fumetto. E se non lo siete, iscrivetevi al canale. Seguitemi anche su Instagram e niente, vi ringrazio ancora per la visione, alla prossima, ciao!